Tornano a colpire i topi d'auto in via De Gasperi, in borgo, lungo la riva sinistra del fiume Lamone, dove nella notte alcune auto parcheggiate negli stalli lungo la strada hanno avuto il classico finestrino rotto per trafugare borse, indumenti o oggetti vari lasciati sbadatamente all'interno dei veicoli. Amara, come sempre, la sorpresa questa mattina per i proprietari, con il danno alle auto che quasi sempre supera il valore della refurtiva portata via dai ladri. Eppure, questa non è stata l'unica azione portata avanti dai malviventi di turno. Nella notte, infatti, i ladri hanno deciso di includere nella lista degli oggetti da rubare anche l'intero paraurti di una station wagon completamente asportato, insieme al pacchetto fanali e alla mascherina del radiatore, lasciando scoperto lo scheletro anteriore dell'auto. Stessa identica tipologia di furto viene segnalato su internet, è stata portata avanti anche nella giornata di ieri nei pressi del centro commerciale Il Borgo.